Otranto prova il cuore dove a cercare panico il destro di Fiore. Che gol di Aldo Fiore. Aspetta la palla per l'attaccamo di sinistro. Sto giocando la palla bellissimo. Che gol di Fiore. La finta. Sorrentino. Il destro di Marrone. Garpino sulla volta c'è Garpino, tutto solo Garpino, supera il portiere Garpino, quanti numeri Garpino! Vale, vale, sinistro, di nulla di via! Prodomo! Cosa ha preso? Zenit Saint Azaro contro la Pasquadra, primo match di questa serie di edizione estiva. Punteggio ancora fermo sull'1-1. Quindi vediamo Bortone, palla al piede, occhio alla cavalcata di Bortone, è fermato, palla per Domestico, Domestico ancora da Bortone, Pasquale canta, fa scorrere la sfera, quest'uomo qui, ciao, è quest'uomo qui, però la tocca lui e quindi è di là, alle sue due stelle, vediamo Pasquale canta che va al lungo rilancio, davvero molto bello, mi affondo anche una Pringle, Coria. E là. Passaro fermato da Tortora, da terra Passaro, poi Guaradino, ancora Passaro, che qualità per Edo Passaro, se ne va in mezzo a due, fermato forse in maniera irregolare, è così, sarà calcio di punizione per lo Zenit. Simone, vai dietro a Bartone, è tuo Simone, è tuo, tieni. Abbiamo Luca Giuliano che prova a caricare il suo fatidico quanto fantomatico destro. Oh, Davide, dietro. Questo ex giocatore ormai finito, una carriera in declino. Vediamo Giuliano, parte il destro. Pallone alto, sopra la traversa. Simone, abbracciatelo. Vediamo il rinvio. Abbracciatelo. Dell'estremo difensore, stacca ancora Giuliano, pallone suo, sombrero su Quaratino, ex compagna all'invernale, infatti ridono fra di loro. Si è visto la pianta per bloccare avversari invece. Giusto così, ancora passa, palla al piede, Passaro, Passaro, Passaro. Ancora Passaro, subisce fallo. Che giocatore do Passaro, qualità, quantità, corsa, gol. Niente di tutto ciò in realtà. Abbiamo questo calcio di punizione con un'altra Pringles scroccata da Furia. Giovanni, mortale questo momento. Che vergogna. Dice, tienilo. Ancora. Che bello, che sicurezza. Parte, passalo con il destro, con deviazione. Sarà corner. Belletto. Bortone, palla arretrata per Giuliano. Non esulta. E fa bene perché era un gol davvero obbrobrioso questo. 2-1 per lo Zenit. Partita che adesso si mette su binari favorevoli a loro. Bortone che è davvero l'anticalcio. Ricordiamo la massima che quando gioca a Bortone non si tratta di pallone. Andiamo. Entra Jordi Alba. Esce Bomber Tortora. Ciao Bomber. Ciao. T'ha posto? Che pensi di Bassano? Bassano, grande capitano. Ma piccolo uomo. No, troppo azzeccato col torneo. Va bene. E Domestico sulla verticale. La palla per De Rosa e pallone che termina fuori sul 2-1 per lo Zenit. Interrompiamo qui il nostro collegamento. Bortone e Merluzzo, migliori in campo. Prima giornata vince la squadra nuova, per così dire, di Capitan Bortone. Ci sono qualche nesso importante. Da Seleson si è passato allo Zenit San Nazaro contro la Pasquadra. Contro la Pasquadra, la squadra per l'appunto di Capitan Canta. Avete sofferto però, sì, addirittura siete stati raggiunti su pari. Vorrei dire che facciamo schifo perché ci ha segnato Bortone. Non abbiamo preso. Ah, poi vorrei raccontare il mio gol. Solo noi siamo gol di Chiappa, favorissimo. Gol con questo non si era mai visto al torneo San Lazzaro. Senti Borti, questa vittoria però almeno vi lancia questa prima giornata. Siete in vetta alla classifica, quindi che dichiarazioni fate, visto che siete primi? Dichiarazioni sicuramente dovremo fare un campionato migliore di quello con la Serie Sole. Ok, ovvio. Però non c'è Nappi. Ragioniamo partita per partita. E quindi cerchiamo comunque di arrivare a un posto alto, quindi sesti, cioè già a me là mi scendono lacrime. Domanda invece al portiere.
portirone oggi tantissime parate per te, tenuto a galla i tuoi, magari ci vuoi dire anche quella più bella, la parata più significativa. Ma tutte sono belle alla fine per me. Perché quindi... è un gran numero. Ma più che altro l'ultima. Eh sì, Tortora ti ha messo. Sì, sì, l'ultima mi ha messo in difficoltà ad attaccare. Io comunque volevo fare una dedica alla mia ragazza. Pure qua. Io, Silvia. Va bene. Comunque Bortoni era in campo scandaloso. Questo anche è vero. Claudia. Bravi ragazzi, complimenti. Ciao.